Ultimamente ho imparato a controllarmi. Mi passano davanti in fila, prego vada pure lei, mi fregano un parcheggio. Va bene, troverò un altro. Dicono di essere più forti di me a Super Mario. Eh no, non esageriamo. Di una cosa sono sicuro. Ogni martedì sera gioco con i miei amici a Super Mario Party e ogni martedì sera stravinco! E stravincerò anche con Super Mario Party Jamboree, il nuovo titolo per Nintendo Switch con oltre 110 minigiochi. Garantito! Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. C'è un errore enorme nella vasta produzione di Giorgio Gaber. Errore ammesso anche dal suo storico collaboratore, Sandro Luporini, che ha confessato dopo anni la fallacia di uno dei concetti che più spesso viene ripetuto, ora si direbbe ripostato, tra quelli espressi da quel monumento di intelligenza che era Gaber. Anche perché, apro una parentesi, possedere un'intelligenza vivace non presuppone l'essere automaticamente sempre dalla parte della ragione. Anche perché, due parentesi, poi quella parte, quella della ragione, non è sempre così chiara, così definita. Ma torniamo all'errore di Gaber, che sta in quella canzone che, non è un caso, viene scippata più spesso da tutti i partiti politici. Sta in quel libertà e partecipazione che tutti abbiamo cantato convinti di dire qualcosa di fondamentale senza pensare che stavamo dicendo qualcosa di totalmente inesatto. Libertà e partecipazione. Perché la partecipazione spesso è il contrario della libertà, soprattutto in tempi come i nostri, in cui partecipare diventa schierarsi, prendere le parti spesso in maniera acritica, mentre molto spesso serve un distacco, una lontananza dalle cose che regali una lucidità per farsi un'opinione scevra da qualsiasi condizionamento. Non è che oggi mi sia svegliato particolarmente ispirato, è che mi hanno fatto leggere un importante articolo di Umberto Eco su uno di quei libri che leggi da giovane e poi li lasci lì fino a rileggerli da adulto, appena formato, quindi dopo i 50, accorgendoti del loro valore sociale, della loro modernità, della loro attualità. Il libro in questione è Il barone rampante di Italo Calvino e nell'articolo a commento di Eco, che potete trovare su doppiozero.com, e altro non è che uno stralcio di una conferenza dello stesso Eco, i punti rilevanti sono più d'uno, soprattutto alla luce di quel che vediamo ogni giorno, della radicalizzazione sempre più profonda delle posizioni. Calvino, secondo Eco, rovescia il falso teorema della libertà come partecipazione, proponendo invece il distacco, la lontananza dalle cose per potersi costruire un giudizio più ragionato delle cose stesse. Io quando mi trovo in un ambiente in cui posso illudermi di essere invisibile, mi trovo bene. Esattamente quel che fa il barone rampante, che dalle cime degli alberi dove decide di ritirarsi per sempre non solo guarda il mondo ma lo vive, ne prova le esperienze, rimanendo però alla giusta distanza per poter non essere assorbito dal chiasso delle idee se non delle ideologie. Troppe cose insieme fanno il rumore e il rumore non è uno strumento di conoscenza. E tutto questo quanto è distante dal nostro presente, nel quale anzi la presa di posizione, l'appartenenza a un gruppo, viene considerata una condizio sine qua non per essere credibili, per avere una voce in capitolo. E se chi parla deve prendere posizione, chi ascolta deve riconoscerne una per forza, deve poter mettere il proprio interlocutore in un catalogo rassicurante. Se dici così sei dei miei, se non dici così sei degli altri. E questo succede con quelli della Lega o con quelle di Non Una Di Meno, esattamente con le stesse modalità, senza nessuna differenza. La partecipazione come valore, il distacco, il rifiuto della posizione netta come disvalore. Parlando del protagonista del barone rampante, Eco dice: Cosimo decide di trascorrere la propria intera vita aerea sugli alberi, volando via dal mondo terreno. Ma quegli alberi non sono per lui una torre d'avorio. Dalle loro cime osserva la realtà, acquistando una saggezza superiore proprio perché la gente che egli vede gli appare piccolissima. Quindi non c'è nessuna superiorità morale, solo la consapevolezza della realtà data dal distacco dalla realtà. E quanto farebbe bene a tutti noi vivere quel distacco senza affogare giornalmente in quei giudizi spesso frutto solo di pre-giudizi.
e in questo mancano totalmente delle figure di riferimento. E seppure ci fossero, faremmo noi un'immensa fatica a considerarle tali, perché una volta che abbiamo scelto la parte in cui stare, le opinioni opposte ci infastidiscono e le cataloghiamo immediatamente come sbagliate, se non come sovversive. E quando il professor Barbero non dice che i russi sono i soli cattivi e gli ucraini i soli buoni, io stesso mi infastidisco, perché vorrei che il mio intellettuale preferito dicesse quello che penso io e non quello che pensa lui. Perché l'Occidente ha deciso e ha voluto far credere alla nostra gente che fra quei due paesi, molto diversi dal nostro, e che fra loro si assomigliano molto, la Russia e l'Ucraina, uno invece era nostro, era come noi. E vivo questo fastidio non cercando di approfondire, di capire il perché della sua posizione meno radicale della mia, ma spegnendo, rifiutandomi di ascoltare. Questo è forse il più grave errore dei nostri tempi, confondere la partecipazione con il tifo, non essere in grado, sommersi come siamo da informazioni vere o presunte, abbiamo dimostrato che ormai è uguale, di salire su un albero e prendere visione del mondo da distante. Questo è il pericolo che corriamo, di farci trasportare dalla corrente della cloaca social, che quando incontra una corrente contraria forma un gorgo che tira naturalmente verso il basso. Libertà, dov'è uno spazio libero? Libertà è partecipazione. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. A domani. Per commenti o suggerimenti, scriveteci a nonanunamico@gmail.com o nonanunamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri, con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.